Riciclaggio internazionale, parlano i cittadini, ormai Siena è terra di conquista. GSK, produzione vaccini anti-Covid-19, i sindacati incontrano il prefetto, la vicenda sarà portata all'attenzione dei ministeri. Valdelsa, ampliamento distilleria DETA, il comitato continua ad opporsi. Per lo sport, il calcio, campionato di eccellenza, la FIGC fornisce le linee guida, manca poco alla ripartenza. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Siena è tornata al centro della cronaca in seguito all'operazione Hidden Partner, in cui la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per il valore di circa 14 milioni di euro. Gli indagati sono 12 e la maggior parte di essi sono figure ben note a Siena. Sentiamo all'interno del servizio di Filippo Meiattini le reazioni dei cittadini senesi. La città di Siena è stata profondamente scossa dalla maxi operazione denominata Hidden Partner. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 14 milioni di euro e gli indagati a vario titolo sono 12. Alcuni di loro sono imprenditori ben noti a Siena, mentre altri svolgono cariche pubbliche. Un vero e proprio scandalo finanziario che lascia ancora una volta i cittadini con l'amaro in bocca. Penso che sia sempre peggio, cioè questi poteri di questo modo abbastanza truffaldino che fa il commercio sia sempre più consolidato proprio a livello quasi istituzionale. Sempre la solita storia, siamo italiani purtroppo. E i nodi vengono al pettine, piano piano chi la fa l'aspetti. Siena è diventata terra di conquista. Adesso toccherà alla giustizia fare chiarezza su quanto accaduto. Gli indagati sono 12 e le misure, tra coercitive e interdittive, sono 5. Poi fintamente ci sono queste indagini, ma poi alla fine sostanzialmente non cambia nulla. Ora qui, ora là, si ripetono continuamente. E speriamo si riesca a bloccarli, ma la vedo dura. Speriamo che si vada in fondo. Da chi sono stati accolti? Mi sembra sempre dalle stesse persone che viaggiano o bianchi o rossi o neri. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di GSK. I sindacati questa mattina hanno incontrato il prefetto di Siena Maria Forte per illustrare la situazione dell'azienda che al momento non può contribuire alla produzione dei vaccini anti-Covid-19 nonostante abbia le carte in regola per farlo. Il prefetto porterà la vicenda all'attenzione dei ministeri interessati. Filippo Meiattini. Il prefetto di Siena Maria Forte esporrà ai ministeri del lavoro, dello sviluppo economico e della sanità la richiesta di portare una parte della produzione del vaccino anti-Covid a Siena, coinvolgendo la GSK. È questo quello che emerge dall'incontro avvenuto oggi tra i sindacati e il prefetto. L'obiettivo è di inserire la GSK di Siena nel pool di aziende che produrranno e infialeranno i vaccini per conto terzi. Il prefetto ci ha ascoltato e abbiamo consegnato al prefetto una relazione sull'azienda, relazione dentro la quale si espone in maniera molto chiara quella che è l'attuale situazione che vede questa azienda completamente fuori dalla produzione del vaccino contro il Covid-19. Il prefetto ci ha ascoltato, nella relazione che abbiamo consegnato c'era una richiesta esplicita di interessamento dei ministeri del lavoro, dello sviluppo economico e della sanità. E per appunto interessarsi della questione, il prefetto ha detto che avrebbe esposto ai ministeri di competenza questa situazione, questa nostra richiesta. Un ruolo determinante in questa partita lo giocherà la regione toscana. Alcune regioni, per esempio la Lombardia e il Lazio, hanno già iniziato a muoversi per portare nei loro distretti farmaceutici una parte di produzione dei vaccini anti-Covid per conto terzi. Noi abbiamo interesse anche alla regione toscana e la questione è sì di carattere nazionale, perché il governo dovrà decidere questo pool di aziende e dovranno produrre e fare le fasi anche conto terzi. Però la regione toscana deve capire che qui c'è un'opportunità per tutta la regione, per tutti i poli scientifici anche della regione, anche i poli di ricerca e anche per l'università. Quindi la regione, a nostro avviso, deve continuare, come ha già fatto finora, a chiedere al governo che una parte di produzione conto terzi di vaccini arrivi anche in questo territorio.
Ai nostri microfoni il segretario provinciale della CGIL di Siena Fabio Seggiani è tornato a parlare del distretto industriale di Scienze della Vita, una proposta avanzata da lui stesso lo scorso dicembre. Sentiamo. Un vero e proprio distretto di Scienze della Vita. È questa l'idea del segretario generale della CGIL di Siena, Fabio Seggiani, che vorrebbe la creazione di un perimetro industriale che parta dalle eccellenze formative dell'Università di Siena, passi anche attraverso scelte di recupero di aree industriali dismesse ed abbia criteri di sostenibilità ambientale, di economia circolare e con un respiro che coinvolga non solo Siena e la sua provincia. Chiaramente esce dall'attuale situazione di azienda per azienda, ma vuole creare appunto un distretto industriale e dove all'interno di quel perimetro ovviamente si possono creare posti di lavoro intercettando investimenti pubblici e privati. Questo è il ruolo che TLS secondo noi dovrebbe avere da quel punto di vista. È chiaro che all'interno di questo perimetro non ci sono solo le aziende a cui prima facevo riferimento, ma c'è tutta una serie di altre realtà lavorative che possono di dentro inserirsi dentro quel perimetro. Per esempio penso alla gestione comune dei rifiuti, a tutte le economie di scala che si possono realizzare lì dentro, fra le infrastrutture, la logistica per esempio, o la gestione dell'energia e quanto altro serve all'interno di un distretto industriale, oltre ovviamente a pensare di coinvolgere in questo progetto anche pezzi di aree industriali per esempio che sono dismesse intorno alla città. Prosegue l'impegno del Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa nell'opporsi all'ampliamento della distilleria d'Eta di Barberino Tavarnelle. Per il Comitato la realizzazione del progetto avrebbe conseguenze negative su ambiente e imprese del territorio. Sentiamo. La nuova AUA della Regione Toscana delinea dei limiti che ci stupiscono un po', dato che sono due mesi che stiamo protestando e il 19 febbraio del 2021 i valori emissivi e odorigeni, odorimetrici sono aumentati. Si parla che dopo il primo anno 75.000 norme al metro cubo, mentre ricordiamo adesso siamo agli attuali 45.000, e adesso da febbraio anche le unità odorimetriche sono aumentate da 2.500 della vecchia AUA a 3.400 unità odorimetriche. Il Comitato di Tutela e Difesa della Valdelsa usa i numeri dell'autorizzazione unica ambientale per proseguire nella sua battaglia contro il progetto della distilleria d'Eta di Barberino Tavarnelle di alzare la ciminiera da 22 a 60 metri ed aumentare i giorni di lavoro che passerebbero da 6 a 12 mesi. Il Comitato, da parte sua, è sorpreso sino ad un certo punto dei dati dell'AUA. Diciamo, sembrerebbe il risultato delle nostre osservazioni questo, quindi aumentare i limiti emissivi e aumentare i limiti odorimetrici. Cattivi odori, impatto ambientale, conseguenze negative per tutte quelle aziende attive sul territorio ed ormai radicate da tempo. Sono queste le principali preoccupazioni del Comitato. Reputiamo che un progetto del genere andrebbe a danneggiare molto tutta una serie di aziende, una fiorente piccola media impresa vitivinicola e agrituristica della zona che ormai da 30 anni vive e lavora in questo settore. Noi vediamo un danno per queste aziende e un potenziamento per una grande industria che si è appena insediata sul territorio da poco più di 4 anni, quindi questo per noi è un altro grande motivo di preoccupazione. Cambiamo argomento, levata di scudi da parte degli avvocati. Dopo le critiche per il caso Saccardi, i legali non ci stanno e tramite la presidente della sezione di Siena, Lucia Secchi Tarugi, sottolineano che non sono furbetti, ma che il comparto della giustizia è essenziale per il paese. Intanto l'episodio che ha coinvolto l'assessore è arrivato in consiglio regionale con un'interrogazione presentata da Marco Stella. I furbetti del vaccino, un'etichetta scomoda per gli avvocati che soprattutto in Toscana hanno pagato la campagna fatta dall'assessore Stefania Saccardi. Il fatto di aver reso pubblica la sua vaccinazione in quanto appartenente all'ordine degli avvocati ha scatenato una bagarre che poi ha avuto poco a che fare con l'episodio in sé. Per Lucia Secchi Tarugi, presidente dei legali senesi, se non ci fosse stato il pretesto politico, tutto sarebbe passato in sordina.
Ma personalmente penso che il problema sia sorto più a livello politico, nel senso che ci sono stati dei gli avvocati che sono impegnati anche con cariche politiche che si sono vaccinati. Tarugi ha poi voluto dare un'interpretazione a quanto fatto dalla Saccardi, che, diffondendo il messaggio, ha voluto più che altro sensibilizzare i cittadini sull'importanza di sottoporsi al vaccino. L'interesse era proprio quello: in questo momento la cosa importante è vaccinarsi, e vaccinarsi più possibile, vaccinarsi quei comparti che hanno maggiore possibilità di diffusione del virus, quindi la giustizia, che è uno di quei comparti appunto essenziali, che ha tentato in tutti i modi di non fermarsi, anche quando appunto diciamo gli avvocati si sono battuti perché non si fermasse la giustizia, alla fin fine era, come ripeto, il messaggio probabilmente era quello: vacciniamoci. L'episodio, peraltro, ha raggiunto anche l'aula del Consiglio regionale. La stessa Saccardi ha dovuto rispondere all'interrogazione del consigliere Marco Stella. Sottolineo che mi sono vaccinata con AstraZeneca, che si è stabilito, perlomeno al momento in cui l'ho fatto, che non potesse andare agli anziani e alle persone fragili. Quindi non l'ho tolta a qualcuno che ne avesse bisogno più di me, ha affermato l'assessore. Lei ha sbagliato e la vedo in imbarazzo, ha replicato l'esponente di Forza Italia. L'associazione Siena Ideale ha avanzato una proposta per agevolare le prenotazioni e la somministrazione dei vaccini. Ce ne parla il presidente Alfredo Monaci nel servizio di Filippo Meiattini. Gestire meglio le prenotazioni e la distribuzione dei vaccini sono questi gli obiettivi della proposta avanzata da Siena Ideale per evitare problemi e criticità. Alfredo Monaci e Davide Ciacci propongono il coinvolgimento, come in altre regioni, di Poste Italiane per facilitare il processo di prenotazione e per renderlo alla portata di tutti. Pensiamo che ci sia già un portale molto avanzato di Poste Italiane che permette sia di fare una prenotazione online, sia di fare una prenotazione con un call center, sia di fare una prenotazione presso gli uffici postali e presso i vari postini che conoscono ormai tutti i cittadini. In questo modo tuteliamo anche le fasce più deboli, gli anziani, quelli che hanno meno dimestichezza su quelle che sono le normative tecniche informatiche del sistema di prenotazione. L'altra parte della proposta riguarda la somministrazione dei vaccini. Secondo Siena Ideale sarebbe utile coinvolgere le chiese, date le loro caratteristiche funzionali, come l'assenza di barriere architettoniche, i locali ampi, i parcheggi e le entrate e le uscite spesso separate. Visto che la Toscana è una con il maggior numero di chiese a livello regionale italiane, mi sembra sono 2500 chiese nella Toscana e 156 nella diocesi senese, e in gran parte queste chiese hanno ampi spazi, hanno dei parcheggi, hanno due entrate. Questo potrebbe essere un altro aiuto molto importante per allargare i luoghi di destinazione da destinare alla somministrazione del vaccino. È stato presentato oggi il ciclo di incontri organizzato dalla Conferenza Donne Democratiche di Siena sull'imprenditoria femminile. Si chiamerà Donne Avanti Tutta e sarà calendarizzato in 5 appuntamenti. Il primo è previsto per venerdì 19 marzo e avrà al centro il tema del commercio e del turismo. La Conferenza delle Donne di Siena organizza un ciclo di incontri sull'imprenditoria femminile del nostro territorio. Abbiamo organizzato questi eventi che vi presentiamo oggi con l'obiettivo di mettere al centro l'imprenditoria femminile. Abbiamo deciso di intitolare Donne Avanti Tutta. Questo calendario di incontri sarà costituito da 5 diversi appuntamenti dedicati a diversi temi che riguardano ciascuno uno specifico settore del mondo dell'economia e dei settori produttivi economici. Queste 5 occasioni noi le vediamo come un'occasione innanzitutto di dialogo e di ascolto reciproco, che deve assolutamente essere promosso tra le istituzioni, la politica e le protagoniste al femminile del mondo economico e produttivo. Il primo appuntamento, vi anticipo, è previsto proprio per questo venerdì 19 marzo, andrà in onda alle ore 18 nella pagina Facebook della Conferenza delle Donne Democratiche di Siena,
e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui l'assessore regionale all'economia e alle attività produttive Leonardo Marras, la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Paris e poi appunto alcune rappresentanze del mondo dell'imprenditoria femminile, che in questo caso saranno Anna Duchini, presidente regionale Assotel Confesercenti, Rossella Lezzi, presidente Federalberg Alberghi Siena, e Maria Agliatta, che è la titolare di un negozio sito nel comune di Chiusi. Questo ciclo di incontri non è il punto di arrivo di un percorso già svolto, ma si vuole costituire piuttosto come un inizio. La multinazionale Douglas ha chiuso il suo punto vendita a Poggi Bonsi con la decisione di mettere in cassa integrazione i suoi dipendenti. L'azienda ci ripensi e tuteli i livelli occupazionali. È questa la presa di posizione dei Giovani Democratici. Sentiamo Filippo Tecce. I Giovani Democratici dicono no alla chiusura della profumeria Douglas di Poggi Bonsi. La questione è piuttosto delicata in quanto la multinazionale aveva annunciato che oltre 120 punti vendita in tutta Italia avrebbero avuto medesima sorte, con evidenti ricadute sul piano occupazionale. La chiusura della profumeria di Poggi Bonsi, che si somma a quella di Siena, è stata seguita dall'utilizzo della cassa integrazione per le due lavoratrici. I Giovani Democratici di Poggi Bonsi hanno espresso solidarietà alle dipendenti dell'azienda e preso posizione sui recenti fatti. Stamattina abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà alle lavoratrici lasciate a casa dalla multinazionale Douglas attraverso un piccolo gesto, ossia dei cartelloni che riportano un pezzo di una canzone di Jovanotti. Noi dobbiamo convincerli che ogni vita vale, una vita soltanto più di una multinazionale. Noi dobbiamo convincerli che la strada buona è il rispetto totale dei diritti della persona. Crediamo fortemente nel valore del lavoro e nella dignità delle persone. Crediamo che questo sistema economico non rispetti appunto la dignità delle persone, ma invece premi soltanto il profitto. C'è tanta strada da fare, ma oggi abbiamo voluto ribadire da che parte stiamo e da che parte vogliamo cominciare. Ad esprimersi era stata anche la CGIL, che aveva duramente contestato il comportamento di Douglas parlando di modalità inammissibile. Se tutte le catene distributive che hanno avuto dei cali di fatturato nel 2020, faceva sapere il sindacato, procedessero così si andrebbe verso la tragedia occupazionale collettiva. A Douglas, CGIL ha ribadito la richiesta di sviluppare un piano industriale di ampio respiro. La pubblica assistenza di Poggi Bonsi ha donato un'ambulanza in Macedonia per un progetto a scopo sociale. Il mezzo è stato consegnato lo scorso 10 marzo. Da Poggi Bonsi alla Macedonia è stato il percorso dell'ambulanza Papa 27, partita il 3 marzo ed è arrivata a destinazione il 10, un'altra ambulanza Ampas donata dalla pubblica assistenza di Poggi Bonsi nell'ambito del progetto New Life e destinata all'Association Community Development Institute Macedonia Tetovo. Il destinatario è un partner di Ampas nel progetto Impact e destinerà il mezzo alle attività di servizio alla comunità di Tetovo nel nord della Macedonia. Il Community Development Institute Macedonia lavora alla costruzione di una società più solidale e multietnica attraverso il rafforzamento delle capacità di risposta delle comunità, delle organizzazioni della società civile e dei singoli. Il CDI ha mostrato apprezzamento sull'arrivo del mezzo e ora sta provvedendo alle pratiche di registrazione per poterlo mettere in uso quanto prima. Luigi Negroni, responsabile Ampas per la cooperazione internazionale, ha ribadito come anche in questo caso, come in precedenti invii nei Balcani, il progetto permanente di invio ambulanze di Ampas, sostiene Negroni, si raccorda ad altre attività ed altri progetti nell'area, contribuendo a rafforzare la presenza di Ampas a livello internazionale. Alcuni volontari della pubblica assistenza di Poggi Bonsi hanno accompagnato la Papa 27 al porto di Genova, dove è stata imbarcata verso destinazione. Un gesto utile e solidale, fa sapere la pubblica assistenza di Poggi Bonsi, verso il paese che riceverà il mezzo di soccorso. Ci spostiamo a Castiglion d'Orcia, dove è partita la campagna di screening nelle scuole. Su 47 tamponi effettuati non è stato riscontrato nessun caso di positività al Covid. Tutti i dettagli nel nostro servizio. È iniziato lo screening di massa nelle scuole del comune senese di Castiglione d'Orcia. A Castiglion d'Orcia abbiamo deciso di fare come amministrazione questo sforzo, anche se devo dire che è stato uno sforzo sostanzialmente organizzativo. Anche perché gli screening antigenici, i tamponi rapidi, ci sono stati donati da un nostro concittadino che rappresenta una,
una, diciamo, casa farmaceutica. Su 47 tamponi effettuati ad alunni e docenti non sono stati riscontrati casi di positività al Covid. Diciamo che ci danno una fotografia ai test antigenici, una fotografia dell'oggi, della situazione della diffusione del coronavirus nelle scuole ad oggi. Quindi chiaramente questi andrebbero ripetuti in modo cadenzato, però è già un modo per dimostrare la nostra sensibilità al problema, è un modo per cercare di tracciare appunto il virus e fortunatamente oggi, dopo 47 diciamo, test effettuati, abbiamo zero positivi nelle nostre realtà. Vista l'alta adesione, l'amministrazione comunale ha deciso di estendere l'iniziativa alle altre scuole del territorio comunale. Si è già svolto stamattina alla scuola secondaria di primo grado, quindi abbiamo testato una quarantina di studenti e alcuni docenti. Abbiamo deciso anche per l'organizzazione, perché poi in un'ora e mezzo alla fine abbiamo fatto il test a una quarantina di 47 persone, abbiamo deciso di estenderlo anche agli altri ordini di scuola. L'infanzia, quindi i bambini che vanno da 3 a 6 anni, e poi alla primaria i bambini che vanno da 6 a 10 anni. Ci auguriamo che le famiglie abbiano sensibilità rispetto a questo problema e quindi che aderiscano alla nostra iniziativa per tutelare poi i nostri figli e le nostre famiglie e l'apertura della nostra scuola. Scatta la zona rossa per Piancastagnaio. A deciderlo è il sindaco Vagaggini, in accordo con il presidente della regione toscana Eugenio Giani, che non ci vede chiaro nel boom di contagi registrato in 2 giorni, più 16 casi e 115 quarantene preventive, per contatto. Sentiamo. Non ci vede chiaro il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini sul boom di casi Covid registrati nel proprio comune in appena 48 ore. 16 casi di infezione al virus e ben 115 quarantene preventive per contatto con positivi. Linea dura scelta dal primo cittadino in accordo con il presidente della regione Giani, che ieri ha firmato l'ordinanza per cui da domani fino a domenica compresa Piancastagnaio sarà in zona rossa a seguito dell'aumento del contagio nel comune amiatino. Mercoledì prossimo, ora che viene, praticamente dalle ore 24 e un minuto, quindi subito dopo mezzanotte, scatta per il comune di Piancastagnaio, ahimè, la zona rossa. Zona rossa per tutto il comune di Piancastagnaio, che si protrarrà fino a domenica alle ore 24. Ma l'altra notizia non bella è che proprio stasera mi è stato comunicato dall'ufficio igiene dall'ASL della provincia di Siena che abbiamo anche 2 varianti inglesi. È scoppiato tutto all'improvviso, è scoppiato tutto con una velocità che fa tremare i polsi. Quindi questo ci porta in tutte le maniere a dover chiudere in zona rossa, cercare di individuare il prima possibile coloro che sono asintomatici, coloro che quindi magari girano col paese e che portano e trasmettono questo virus maledetto, che purtroppo con le varianti inglesi è altamente contagioso, è pericoloso, perché non possiamo negarci la propria pericolosità, si rischia veramente di andare in una pandemia molto più grave. Adesso la pagina sportiva, il calcio. Oggi la FIGC ha pubblicato le linee guida per la ripresa del campionato di eccellenza. Anche i massimi campionati regionali di calcio quindi si apprestano a ripartire. Filippo Megliattini. È praticamente tutto pronto, il campionato di eccellenza è vicino alla ripartenza. A sbloccare la situazione è stato il Consiglio federale del 5 marzo, in cui il presidente della FIGC Gravina sottolineò che il campionato sarebbe ripartito. Il vincolo messo fin da subito riguardava le retrocessioni, infatti nessuna squadra scenderà in promozione. Questo però ha portato alla necessità di ripensare il format del campionato. Il compito è stato affidato alla Lega Nazionale Dilettanti, che il 10 marzo si è
riunita ed ha inviato alla FIGC la sua proposta per il nuovo format. Questa mattina la federazione ha definito le linee guida per la ripresa dell'eccellenza maschile e femminile di calcio A5, serie C1 maschile e serie C femminile. Nella nota stampa condivisa dalla FIGC si legge che la partecipazione ai campionati non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di rinuncia. Per quanto riguarda le promozioni dall'eccellenza alla Serie D, potranno essere conseguite a patto che il campionato abbia almeno 10 squadre partecipanti. Il protocollo sanitario sarà lo stesso applicato nel campionato di Serie D. E adesso il volley, la Emavilla Sobey Siena è tornata ad allenarsi in vista dell'ultima partita di campionato contro Santa Croce. Quella a Reggio Emilia è stata invece la partita che ha visto in campo il colpo di mercato Jacopo Massari. Sentiamo le sue parole. Ma sono molto contento soprattutto per la squadra, siamo in un bel ritmo, 9 vittorie di fila non vengono a caso, quindi molto bene. Adesso abbiamo l'ultima partita con Santa Croce, e sono felice di aver fatto questo esordio e adesso continuiamo, il bello deve ancora venire. Ho trovato grande disponibilità, un bel gruppo, quindi diciamo che è stato facile trovare la chimica. Quindi sono stato insieme con la squadra 3-4 giorni, ma sono bastati per avere un buon affiatamento. Adesso bisogna lavorare un po' tecnicamente per migliorare le cose che ci porteranno poi ai playoff, però dai, siamo contenti. Ma la cosa che mi ha soddisfatto di più è la prova della squadra, nel senso che per me era la prima partita, cercavo di entrare con il mio entusiasmo, con la difesa, con quelle cose che sono un po' più naturali, e poi l'attacco diciamo che pian pianino arriverà. Abbiamo già una buona intesa con Fabio, quindi sono contento e poi dai, c'è tempo per lavorare. No, mi sento bene, è per questo che ho fatto questa scelta, quindi non ho particolari problemi, anzi, e spero di continuare così. Adesso abbiamo l'ultima partita di campionato, come dicevo, e poi abbiamo due settimane per lavorare bene in vista dei playoff, quindi quello mi darà la possibilità di mettere ancora un po' di benzina per i playoff. Sicuramente non ho sorpreso, però oggi secondo me Panciocco ha fatto una grande partita di spessori, di personalità, sta prendendo sicurezza e quindi bravo, perché comunque giocare in A2 non è scontato, quindi bravo lui, soprattutto ha gestito situazioni importanti, anche in battuta ha fatto spesso break, quindi complimenti. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e alle 21.30 un appuntamento speciale con C'ero Anch'io a Grifo Cannara, poi la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.